Buonasera, sono il perito industriale Marco Fedeli e sono stato incaricato dall'impresa IGC Ferrante della progettazione degli impianti elettrici sia per quanto riguarda l'interno delle abitazioni sia per le parti condominiali del nuovo complesso denominato il Giardino Verticale. Allora, gli impianti, diciamo, sono suddivisi in due tipologie, appunto, una che riguarda l'impianto condominiale, che è un impianto tradizionale elettrico con un impianto fotovoltaico in copertura, uno per ogni blocco da circa 9 kW cada uno, e un sistema di ricarica elettrica a disposizione, diciamo, degli utenti finali. All'interno delle unità abitative gli impianti elettrici avranno, diciamo, delle funzioni domotiche, in particolar modo per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, su cui potranno essere fatti, diciamo, vari scenari. È possibile integrarlo con altre funzioni a richiesta, diciamo, della committenza. Inoltre, diciamo, l'impianto potrà essere gestito, diciamo, tramite applicazione, quindi l'utente finale potrà, diciamo, una volta entrato all'interno dell'appartamento, gestire, diciamo, i vari scenari o cambiarli a seconda delle proprie esigenze. Questo anche per quanto riguarda l'impianto videocitofonico sarà gestibile da applicazione e quindi, diciamo, potrà essere, diciamo, applicate alcune funzioni sia per l'apertura, diciamo, del cancello o del portone d'ingresso, ma anche, diciamo, associate ad altre funzioni magari di illuminazione, vanoscale e, diciamo, in particolar modo queste. Per quanto riguarda gli impianti condominiali, sarà inoltre anche predisposto perimetralmente al fabbricato ad ogni interpiano un'illuminazione a LED condominiale che vi garantirà, diciamo, un effetto molto particolare durante, diciamo, la sera, diciamo, il notturno. Inoltre, all'interno di ogni appartamento è non predisposto, ma sarà installato un impianto di allarme, quindi saranno protette sia le porte che le finestre con dei sensori volumetrici o dei contatti magnetici. Completano poi l'impianto, diciamo, una sirena interna ed una esterna. Anche questo sistema potrà essere gestito tramite applicazione ed eventualmente, diciamo, integrato al sistema domotico dell'illuminazione. Allora, all'interno di ogni unità abitativa l'impianto di riscaldamento a pavimento sarà gestito singolarmente da un termostato ambiente, posizionato uno per ogni locale, quindi abbiamo la possibilità di gestire, diciamo, la temperatura diversa per ogni ambiente, quindi a seconda delle esigenze della committenza. All'interno degli appartamenti, diciamo, visto le ultime disposizioni di legge, è stato previsto l'installazione di una scatola ottica per il collegamento, diciamo, dell'impianto in fibra ottica, sia, diciamo, la parte dati, ma anche la parte TV e tutto quello che, diciamo, richiede l'impianto. Logicamente dalla cassetta ottica di appartamento, tramite sempre dei cavi in fibra ottica, ci si va a collegare a un terminale posto alla base del montante condominiale, a cui poi, diciamo, si interfacceranno i vari utenti e, diciamo, che gestiscano, diciamo, gli impianti di rete. E in ultimo, comunque, vorrei dire che, diciamo, nel progetto fatto relativamente al giardino verticale l'impianto elettrico può essere, diciamo, ampliato a seconda delle esigenze della committenza, quindi, diciamo, in questo momento può essere fatto qualsiasi cosa, al di là, diciamo, delle predisposizioni fatte fino ad oggi.